sei vestito uguale all'altro giorno che sei venuto qua a fare la reaction? No, abbiamo appena spento il video di prima e abbiamo Ma messo uno smette, nuovo. bugiardo, non vedi che sono diversa? Oggi abbiamo anche Ma c'era anche Birba! Simo, ultima a fare prima. Ma pare che È è il morto lì. mio Birba! Ciao, io sono Birba, sono il nuovo cagnetto della mia mamma, mi hanno raccolto in autostrada. Veramente mostruoso. Lui è Birba. Allora, Sì, guys. buongiorno mie amate pussole, come state? Spero tutto bene. Continuiamo la nostra reaction di Ti spedisco un commento. E se vi siete persi la prima parte, andate subito a recuperarla perché c'è la presentazione delle nostre 5 Non donzelle. aspettare che guardano quello. Mettiamo in pausa per 20 No, minuti. se la guardo da solo, non ti Ah. preoccupare. E quindi noi siamo pronti a vedere per la prima giornata in convento. Posso dire una cosa? Ho quasi paura. Devo aver paura? A posto. Ci tengo a precisare, come sempre, che siamo in un programma televisivo, quindi le cose verranno sicuramente enfatizzate. Ciao mamma, sono in televisione! Siamo in un programma televisivo, ci saranno telecamere ovunque qui. Andiamo! Al primo calar del sole, mentre in convento fervono i preparativi per la cena inaugurale, gli agnelli iniziano a diventare lupi. Le mie palle già sono esplose. Scusate, stoppo per fare un'osservazione importante, perché magari qualcuno dice, cavolo, mezz'ora di video è lungo. Se voi premete le impostazioni, potete mettere velocità 1,5, che io molto spesso ascolto i video così, così vi fanno un po' più veloci. Oppure andare in alto, che c'è una lente di ingrandimento, scrivere amico.andre, guardare un altro video mio. No, possono farlo, non è detto che dovete farlo, però volendo si può fare. L'unica cosa che possiamo fare è scappare. Scappare? Sì. Quello sì. sarebbe un po' di che potremmo fare. Vogliamo veramente, però. Ora c'hanno le telecamere ma secondo te stanno lì a guardare tutte le sere? Va bene, certo. Ma dai, sì, non è che c'hanno in mente di bene da fare. Accoglienza. È venuta il confessore. Loro controllano proprio Sai come si chiama tutte le lei? Soul Stalker. Loro fanno un via vai, ho visto. Voglio capire un attimo come riescono ad entrare da fuori dalle telecamere. Pane No, ma di più che altro dobbiamo capire come si apre il cancello di fuori. Guarda, le tempistiche Esatto. presenti, il cambio di guardia, i punti ciechi delle Una suona. telecamere. A me mi passa da un muletto scavato. Ma non possiamo rubare le chiavi? È vero, Beh, va. perché non puoi rubare le chiavi? Rubare. Rubare, perché sono in una gabbia. Dove le tengono? Dove stanno i telefoni ci saranno i chiavi. Certo. Per Sarà l'edificio favore. della Se chi va a prendere i telefoni, se la foto io uguale. Ma io tranquillo. Vedi, se quando vai a prendere il telefono, vedi nei cassetti una chiave, tu apri tutti gli Tre altri. chiavi. Ah, perché non se ne accorgono, eh? No. Che non sappiamo proprio come Però sì, ora che ci muovere. penso, dovremmo sti giorni Cioè, se uscire io pure domani a raggiungo. farsi la passeggiata, domani Ah, per tutti i capire passeggiati come li si fanno. C'è una leggenda che dice che se tu sei davanti a una scuola e stai fermo, non ti vede. Ah, non lo sapevo. Sì, tipo gli squali. Richiede molte energie e certo non è consigliabile farlo a stomaco Quindi fanno il vuoto. fugotto già il primo giorno. Storia, no? Ognuno è il suo posto. Come se le suore non se ne accorgessero comunque. Arriva dunque il Chi ha momento paura del Signore? convento. Wow, che bella cena! I posti a tavola sono strategici, A pericena. L'occhio lungo dell'insegnante sa dove posizionare gli alunni, no? Tu saresti Bellissima stata in un cena. angolo a te. Non è che tu scegli il posto, questi sono Io i sarei in mezzo posti, alle dai. tre Marie. Vai, vai, cammina. Mentre da una parte abbassiamo, però dall'altro poi dettiamo noi le regole. In piedi perché facciamo la preghiera. Ok? Dà, Signore, la tua santa benedizione a noi al cibo che ora prendiamo, per mantenerci nel tuo santo servizio. Amen. Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il fatto che noi adesso siamo tranquilli è tutta apparenza. Ah. Facciamo come i felini che guardano, stanno lì e fa. Magari ci pensavo. Certo. Un bellissimo. Guardi i cavoli tuoi. Il mio compleanno, scusami, mi mandano i messaggi, quelle tre persone che mi fanno gli auguri. Che io non mi ricordo il nome tuo, ho chiesto il nome. Zeta. Vabbè, splendida, va bene. Splendida. Umile. Durante la cena abbiamo notato No, che ha detto c'erano queste splendida. videocamere e io che c'avevo in faccia Francesca mi ho fatto guardate le mie telecamere, quindi memorizza le Gli ha cose. detto tutto guardandole, Certo. Come hai fatto questo Sabri? posto, capiamo le Cosa ho porte detto? che possiamo Che utilizzare mi vuoi per bene? No, voglio il gelato. Immaginavo. Apposta, hai bisogno di qualcosa? Beh, appoggialo qui, che ti viene meglio qui dentro. Quindi loro stanno studiando dove le telecamere Non volete nient'altro che affacciano. mi sto per alzarmi? Non volete nient'altro che mi sto per alzare?
No, noi andiamo a lavare i piatti adesso. Lo aiuto. Per vedere come leviamo i piatti. Perché devono controllare le suore che non guardino le telecamere? Ognuno lava il suo. Ognuno lava il suo? Sì. Ognuno lava il suo, proprio diverso. Ok. Vi aiuto. Ognuno lava il suo. Capito? Ma non ti devi pulire il piatto. Dai. Vabbè, ci sta, dai. E non tutti hanno a casa dei folletti magici. Certo. Che si chiamano pica. A casa mia mangio e vado in stanza. Però io ad esempio non li lavo i piatti, quelli sul lavandino a vita. No, però ho detto che il piatto lo lascia sul lavandino e poi c'è la pulizia. Accendere la macchina e farlo. Vabbè. Perché non c'è, vede, la spugnetta? Non c'è una spugnetta. Ecco, questo non l'ho capito. No, devi portare il tavagliolo così. Vabbè, io senso. E non hanno una spugnetta. Ah, non lo so. Lava la mano. Se pulisce proprio bene con la mano. E puliscelo bene perché sennò va tutto nel lavandino, bravissima. Ah, perché se lavi subito basta una sciacquata, però... Sì, però... E per non sprecare, per me. Sì. Hai sciolto! Ah, devo salire a saponarlo. Hanno proprio il dispenser come in bagno. Con le mani lo fanno. Non è una spugnetta. Questo non ha senso. Io sto in crisi. Questo non ho capito, di fatto. No, questo ti sembra... Ah, beh, lei usa la pelliccia. Sì, infatti. Perché asciuga. Ma poi è un abito perfetto per lavare. La giornata è stata lunga e faticosa. Dopo la cena, suore e ragazze si... Per pulire del vomito posterato. Giusto il tempo di un piccolo dono. Su questa agenda ogni giorno dovete appuntare un piccolo pensiero di quello che... Quelli lì sono praticamente dei libri vuoti dove si può scrivere sopra. Però non scriveranno niente. Ah no, li conoscete, gente? Sì, li conosco. Voi vi alzerete, non ci interessa quando. Ma l'importante è che vi trovate alle 7 meno 10 in chiesa. Come le 7? Ah, ma aveva detto alle 8 meno 10 però. Avete 7.50, no? 6.50. Vedi. 5. Ma esattamente, uffici vari, che cos'è? Cos'è uffici vari? Parlano solo loro. Te faccio io, te faccio lavorare un poco. Chi lavora mangia, chi non lavora neppure mangi. Come diceva San Paolo, no? Per la banca. Una bella sì. Mamma mia. E chi mangia mentre lavora? Sarà dura. È contemplato, no? Sì. Non cambieranno perché, ripeto, sono convinte. Però forse almeno rifletteranno, no? Un giorno. Brava. Però quella scema me l'aveva detto. Bello, questa è una cosa che penso io. Perché loro faranno sicuramente una cacciara, ma qualche piccolo insegnamento per me se lo porteranno a casa. Mi devo alzare alle 6:30 tutti i giorni a farmi il c***o tutti i giorni. Però no, dato che la sua ha detto quella scema, hai fatto così, ha indicato te. Non so se... Oh, che fa mi scasso che sono le regole. Voglia. Io alle 6:30 non mi alzo. Andiamo a vedere... Io alle 6:30 non mi alzo. È quasi mezzanotte. E sta per... Stai partecipando a un gioco, ti alzi alle 6:30. Ma loro non lo sapevano. E allora non ti iscrivi. Che ora è? La mamma le ha fatto una sorpresa? È un regalo della madre, sì. Una roba bella? Pieno di vodka. Sono quelle cose sentimentali, quindi vuoi che mando avanti? No. O stai dietro almeno possibile. Grazie. Che amore! C'è il suo profumo! Ma vai a... Che buono! Ti spiego, è il profumo che usa la madre, immagino. Non il profumo fisico. Non l'ha ancora vomitato. La lettera, ti prego non metterti a leggere la lettera di tua madre che hai visto 10 ore fa. Accompagnerà in questo piccolo viaggio di avventura e se avrai un momento di tristezza spero che questo peluche ti farà compagnia. Poi io piange. Se mia mamma mi fa una roba del genere non la leggi neanche. Non la guardo più. In questa avventura ti amo. No. La tua famiglia è per Dani e mami. Conciso. Giusto che inizi la festa. Ma anche mentre le suore dormono, le ragazze non sono mai sole. Mi sono cagata sotto. Mi sono cagata sotto, Andre. Perché è un allarme? Era un allarme. No, che cos'era? Sembrava una tipa che urlava, che c'era tipo un tipo col coltello. Ah, perché stavo cercando di scappare. E di aprire qualcosa, forse. Mi è suonato l'allarme, ok.
ci ritroviamo. Sono in due camere diverse, una da 3 e una da 2. In totale fa? 5. Senti che 2. Sembra un urlo. 3. Ma sono stupide allora. No, non riesco a capire cosa passa questa nel cervello. Non posso neanche dire che sono ubriache. Gatti mi beccano. Capito? Il compleanno mio, già tanto che non posso viaggiare e uscire. Ovviamente sceglieremo le bottiglie che stanno in fondo. Però pensa poi tra qualche anno quando ripenserà questo compleanno, che bello invece. Sarà un ricordo bellissimo. Ha entrato al vino? Hanno vinto loro. Però ci può stare un brindisi per il compleanno. Sì, eh? Ci può stare, ma la mia domanda è un'altra. Non fatto così. Perché? Poi sono io magari, ma non piace l'alcol, non mi piace neanche il vino, la birra. Perché devi sempre... se ti dicono che non puoi bere, perché devi avere l'alcol? Perché, il concetto perché è perché ti ha detto che non puoi bere, sì. Ah, quindi avere l'alcol. Sì, per quello a me dicono sempre, non essere bellissimo, allora per forza... Ah, cosa, allora tu sei bellissimo. Per forza, Chi non lo shotta, ecco io. Carino anche il brindisi, mi piace. Tu non hai shottato così, giusto per dirle. Quindi sei? Ma non hai sentito? Chi non shotta è un coi. Ah! Mamma è bellissima, prima di tutto, è una donna di 41 anni. Giovanissima! Wow! È bella la madre. Invece mio papà non lo conosco. Cioè, proprio ho una foto con lui. Aiuto! Però basta. Sì, penso che abbiano tutte situazioni un po' particolari. Sì. Nel periodo in cui mia madre era ancora con l'ex, che non dico il nome perché non suo merita, c'è stato un episodio che era tipo vicino alle vacanze di Natale. Io ero comunque piccola, stavo elementari. Solito episodio che semenano dentro casa. Beh, ovviamente quando semenano non è che dico una pizza, un calcio, no? Io dico proprio botte pesanti. Aiuto. Scene che comunque i miei fratelli evitavo di far vedere. Ma te oggi che fai? Devi uscire? Sì. Vado a prendere Stella a scuola, forse vado a prendere anche Lele, così incontro una personcina. Allora truccate prima di sci. Ma anche no! Non sapevo che fa, oltre che a mettermi in mezzo e separare, che facevo, mi piavo la spinta e capito? Io sono finita in ospedale 2 volte per lesioni gravi. Mentre semenavo una sacina, chiedo aiuto. No, nessuno aperto, sono andata al piano di sopra, ho bussato a quella a destra, a quella a sinistra, citofonavo, aiuto. Nessuno aperto. Tra poco, alle 8 meno un quarto. Forza, alle 8 meno un quarto in chiesa. Tra 20 minuti. Spoiler, nessuno si alzerà tra 20 minuti. In chiesa. Vero? Non farlo tra 20 minuti. Certo. La prima cosa si offre la giornata al Signore. Dire, Signore, è per te. Andrea era chirichetto. Bellissime le canzoni della chiesa. Il primo risveglio è sempre il più difficile. Invidioso. Ma alla fine le ragazze riescono ad abbandonare i letti e si avventurano in chiesa. Fatta? Ovvio. In 20 minuti? Madonna, ma questo è fragile. Il mio cuore, sti posti. Stamattina sono venuta in chiesa così. Vestite un po' in pigiama. Con la coperta. Nessuno arriva in chiesa coprendosi con una coperta. Allora facciamo in testa la coperta, però. Andre! Sente freddo. Non solo l'abbigliamento è abbastanza rivedibile, ma anche l'attenzione non è proprio al massimo. Però, poi quello che dicevo prima: sono atea, ti rispetto. Sì, magari non mi metto a dormire, però non puoi neanche pretendere che io segua la messa. Su questo, da un lato, le do ragione a Luca. Io ti dico, quando facevo le notti, avevo orari tutti sballati. Se io dopo 2 mesi di notti mi dici svegliate alle 6 di mattina per andare lì a messa, sarei stato in coma. Sì, ma loro non facevano le notti no, al lavoro. No, però facevano le nottate. Non al lavoro, facevano le nottate. Se tu sei abituato comunque ad andare a dormire alle 4. Ma no, a 20 anni, dai. No, il concetto che si lamentavano che erano stanche e non erano presenti. Andavano a letto presto il giorno prima al posto di bere il vino. Non ce la fai. Perché poi suonava l'allarme da fastidio. Qui sotto, però, non sopra. No, perché inizia la messa adesso, dopo non ti trovo. Prima che si perdono l'inizio della messa, poi. Madonna, ma adesso inizia la messa, pure tu devi andare dopo, non ce la... ci fai perdere la messa. Proprio ho visto quella freddezza, proprio quell'indifferenza.
E questi... non è tenera lei? Sì, molto. L'ho detto. L'abbraccerei. Perché è piccolina, quindi ce la fai senza problemi. Cioè, a me dispiace che loro si devono alzare la mattina presto e venire a messa, però... Ma non si è mai alzata o è tornata? No, è tornata. Ma loro hanno detto che doveva rimanere, doveva andare a messa. Lei è andata a messa. Devono andare al lavoro e si devono alzare presto. Non possono dire io ho sonno e non mi alzo. Dai, vieni. Che sto andando a messa per te. Ma voglio dormire. Muoviti. Ce l'ha fatta, non me l'aspettavo. Gli avrà promesso del vino. Cioè, scendo, faccio colazione e salgo al volo. La colazione è dopo la messa? Sì. Suonato 4 volte. Suor Carmelita più di una volta si è alzata per togliere l'allarme e poi l'ha rimesso. Alla 4ª volta ha lasciato stare, non l'ha rimesso più. Quindi veramente questa situazione... E allora la 4ª volta hanno smesso di cercare... Ah no, non è vero, perché sono andata a bere il vino. Bisogna mettere dei paletti, no, in questa situazione bisogna mettere dei paletti. Secondo me noi stiamo un pochino cedendo troppo. Stiamo ma cedendo. Che stiamo cedendo, vita? Abbiamo cominciato ieri. Le suore e le ragazze appartengono a 2 mondi opposti. Per mantenerci nel abitudini posto. E stili di vita così diversi stanno rendendo la convivenza più difficile del previsto. Allora, stanotte che è successo? Allora, sono tutte ragazze carine, ma senza trucco sono altre persone. Lo noti anche tu che senza trucco non le riconosci. E ripeto, io sono una fan dell'acqua e sapone, cioè è raro se non impossibile che mi vedrete mai truccata, super truccata, se non magari, vabbè adesso no, ma quando facevo passerella o servizi fotografici, se no adesso forse metto il mascara, oggi non ho neanche quello. Però perché io sono, cosa che era? Splendida, puoi splendida. Chiamarmi splendida? Sì, sì, splendida ti chiamo. Allora io, avvocato, racconto che ieri sera avevo fame, quindi faccio Daniel. Io non scendo da sola in cucina a prendere da mangiare dei biscotti e senza lei, da sola. Quindi siamo prese. Perché io sono il bodyguard. Quindi avete fatto suonare l'allarme? Cioè, il fine giustifica i mezzi, volevo ancora. Per la fame lo capisco. Sì, ma non è vero che volevano i biscotti. Quindi possiamo andare a prendere qualche schifezza da mangiarsi dopo? Allora. Dai, oh. Oh, Rosy qua, giuro, Rosy. Allora, tu non ti rivolgi con no alle persone. Oh, c'è ragione. Ma cerca di essere un po' più rispettoso. Però è romanaccio quello, eh. Non ha delle suore, dai. E però se sessuale sono romane? Ho capito. E voi cercate di utilizzare... Come non si mangia con gli occhiali da sole. Per farvi notare, no? Quindi ci può stare pure che magari tu ti metti a far l'uovo in chiesa, oppure... Ma scusami, io già non ci voglio stare in chiesa. Se mi dici pure come mi devo sedere, posso prendermi e andarmene? Tu puoi fare quello che vuoi. Allora, se posso fare quello che voglio, dove si pone il problema di come il problema si pone che venga a casa tua. Io tu cerco... puoi sedere come ti pare. Se vedere che io ti dico come devi sedere a casa mia. No, non è una questione di puoi sedere come vuoi. È una questione proprio di rispetto, dove noi andiamo. Sì, non ti puoi sedere male in chiesa, dai. Sacro quello. Vabbè, la prossima volta non ci vengo proprio, facciamo così. Allora, ascoltate. Io una volta non mi sono inginocchiato. Mi ero sbocciato il ginocchio, facevo un male cane. Oh. Io non voglio continuare a fare questa esperienza. Siete liberi. Però, nessuno vi obbliga. Se voi continuate a fare questa esperienza, dovete fare l'esperienza... Sembra, Grande Fratello, il mio percorso. Sì, sì, Alfonso, il percorso, ma il percorso qua è esperienza. Che vi è stata proposta, hai capito Francesca? Tu non puoi dire io faccio tutto tranne questo. Allora, o tu entri in tutta l'esperienza che c'è, experience. Oppure esci dall'esperienza. Le abbiamo costrette a scegliere noi stamattina. Ma tu che esperienza vuoi fare in questa esperienza, in questa stanza che è l'esperienza? Non so, una volta che ho fatto la mia esperienza potrò portare il percorso che ho portato con voi, il nostro percorso di esperienza. Tina, voi però potete riflettere sul fatto che se c'è qualcosa che non vi piace ci potete cacciare. Non è che se ne devo andare a noi per forza, Giusto, cioè, ha senso, sì, molto senso. Siete libere di scegliere voi e decidere. Stava cadendo la suora. Abbiamo cercato di capovolgere, ribaltare la situazione, anche perché loro non devono avere l'idea che sono qui per farci un... Vero, vero. Sono qui per fare? Per imparare. No. L'esperienza. Un percorso. Tanto a loro, ma loro devono fare il cammino. Hai capito la soul fashion? Che carina che era. Muovere i primi passi di un percorso non è mai facile. Non devo studiare più,
Non le posso vedere più. Se da una parte un giorno sono qui, dall'altra si gioca di strategia tra regole ferree e qualche piccola concessione. Allora, Suor Maria Pina e io... No, scusami. Cosa hai visto? Si gioca di strategia tra regole ferree e qualche piccola concessione. Ma fa il dito medio? Sì. Era stato così. Ma veramente? No, Sandra, no, non fa il dito medio. Ti sembra il caso che fa il dito medio? Allora, Suor Maria Pina e io abbiamo parlato. Suor Maria Pina, voi vedete che è un Siamo po' più uscite, severa eh? Di me, no? È un po' più severa di me. Allora, per questa volta, ascolta, per questa volta ha ceduto. Ma io non riesco a capire in che mese girano sta cosa. Perché il giorno prima erano nude e adesso hanno tutte le giacche? Erano nude perché pensavano di partecipare a un reality figo dove facevano feste e tutto, quindi però faceva freddo. Ah, ok. Oggi pomeriggio facciamo lo stesso la festa ad Ariel. Va bene? Ale. Dei cappotti non mi sembra proprio estate. Allora, sì. Sto facendo la cacca, lei. E non sta stare in piedi, o seduta. Non fare per la festa, va bene? Io andiamo a fare una spesa. Una spesa, ma di per schifezze. Red Bull. Per schifezze. Mi sono chiamato in causa. Facciamo una bella passeggiata allora, qui e poi dopo si esce per andare a comprare. Ci vedo la palla, gioca a pallavolo. Tanto ancora. E dopo, in questi giorni, insomma, dopo vediamo. Allora adesso questo è strano, perché mi ricordo lo scorso che giocavano a pallavolo con le ragazze. A calcio. Vabbè, quel che l'era, facevano sport. Invece qua la risposta è stata un po'... non so, io mi sono appuntata. Vedremo poi. No, però avevo combattuto la risposta. Sì, poi vediamo la pallavolo. Però è un momento di gioco. Magari perché volevano anche loro il calcio. E che invece inizia a raccontarsi. Io non ho capito, ma allora maltrattava tua mamma, forse, no? Come? Sì. Ah, perciò, sì. Perciò allora siete andate nella casa protetta? Anche. Ah, ho capito, ho capito. Sì, sì. Non me l'aspettavo che si aprisse tanto, non me l'aspettavo. E niente, ammo. E sta confessando, Tradia. Insomma. Sta confessando. Ma io non lo so come funziona, non puoi confessarti a una suora e al prete, vero? Il prete non è il maschio della suora? Sì, diciamo di sì. Probabilmente il prete è l'unico che ti può dare, come si dice, l'assunzione. Ok, e se... dei tuoi peccati. Se una femmina volesse fare questa cosa... Non ricordo. Non la può fare perché è solo il maschio. Io non ho mai visto una messa fatta da una donna. Non, se non sbaglio, non può esistere. Se c'è qualcuno di voi super credente, mi rispondete a questo dubbio che ho. Una suora... può fare la messa e in alternativa può fare i peccati, adesso non so come si chiama, la confessione. Andrea dice no, io non so. Non ricordo male, però all'epoca quando ero io i cricchetti non potevano essere femmine, adesso sì. Ah, veramente? Sì, in realtà penso da un bel po' di anni, perché il cricchetto lo facevo tanti anni fa. Sì, lo sì, sapevo. Però sofferenza dentro che le porta proprio un po' di squilibrio, no? Il problema rimane sempre, noi usciamo, ok? Raggiunto extension. Il piano di fuga è più complesso del previsto e ha bisogno di essere perfezionato. Per il momento Francesca, Beatrice e Ari Dobbiamo fare il fugotto. Contentare di uscire con forma. Loro stanno a fare la spesa per la festa. Siete Zeta invece. Sono rimaste in convento con un Che bella quella macchina, era delle suore. D'altronde scegliere la. Ha messo un po' di musica. La base di ogni festa ben riuscita. Dai fiducia. Altrimenti non l'avremmo proprio messo in mezzo a sta. È vero. Scusi, reparto alcol. Subito, cena. Ecco la fiducia. Perfetto. Quindi, ok, andiamo a comprare ste patatine, andiamo a comprare. Loro voglio l'alcol, non le patatine. Cose che poi. Per loro sono importanti. Venga, venga. Ale, anche tu, anche tu. Aspetta, mi tocco la giacca. No, ma si scatena. Back dance. Hanno messo canto che piaceva a loro, giustamente, hanno messo canti molto vivaci. Canti vivaci, ovvio, sì. Canti vivaci, ma ucciso. Padre nostro, remixato. Ballo adatto per me, comunque, giusto per far partecipare. Bello che le suore partecipano sempre, mi piace molto. Le suore sono fantastiche. Sta rovesciando l'alcol nelle bottiglie di succo. Sì, perché la bottiglia è 70, questa è 100. Hanno preso Coca-Cola, aranciata, biscotti, caramelle. Sono state bravissime. Belle. Quindi la fiducia che noi abbiamo dato loro l'hanno accolta. Presa per voi.
Perché ananas? Perché ananas? Perché ci hanno detto che ci controllavano le buste, quindi abbiamo svuotato le bottiglie di succo, abbiamo sciacquato e messo dentro la bevanda. Capito i geni del male? L'ha proprio anche sciacquato. Eh beh sì, sennò... Vabbè dai, la vodka sapeva di ananas, era buono. Ci resta? Ci si prepara alla festa, okay. Ognuno a proprio modo. Ah, qui stanno già sbronzando. Ma bisogna andare alla festa già piena. Cercano di creare un ambiente allegro. Bravissime suore. Fai così, guarda. E fai così. Per far cosa? Gonfiare i palloncini. È un tutorial. Ah, ok. Le ragazze rispondono con il meglio del loro guardaroba. Io non ho neanche un vestito carino, solo felpe e magliette. Così. Non si vuol muovere, la festeggiata non vuole venire. Che perché? Scendiamo. Perché la festeggiata non vuole venire? Che c'hai? È un giorno che non sei a casa, eh? Uno. Male, cioè. Su, ma la festa si fa. Senti, per lei. Morivo. Possiamo parlare un attimo, cioè, da sole? 5 secondi. Qua sono con Almeida, poverino, non ha capito la situazione, mi sa. Da. Forza. Da. Ma sta male? Purtroppo la festa è per lei. Quell'altro è rimasto ancora là? No, è perché fa la telefonata prima. Se l'ha messa a letto, già. Guarda. Ok, grazie. Io posso chiamare Roberto per caso? Sì. Amo. Sto in viva voce. Ha chiesto permesso al suore, ok? Mi sta dell'amico tuo. Sì, sto bene. Sto facendo tante riflessioni. Si mette poco. In generale, amo, su di noi, sulla mia famiglia, sulla mia vita. Ma hai cercato mia madre? È bella, cerchi su Facebook se sei sveglio. Però te sei sveglio quando ti pare. Non mi stanno inculca niente. So io che purtroppo ci arrivo quando sto da sola. A determinate cose che non mi stanno bene e che quando torneremo ovviamente ne parleremo. Se tu non le vorrai cambiare per me e per la nostra relazione, penso che già sai come andrà. Cioè, aspetta, in un giorno lei è stata lì e ha capito che non va bene il suo fidanzato? Eh sì. Certe cose non vanno. Beh, però fa parte del percorso, no, del... Esperienza. Dell'esperienza. Quando torno ne parliamo bene. Ciao. Che ansia puoi mettere al tuo fidanzato dicendo queste cose? Zero proprio. Però c'è una parte tagliata, perché so che tu queste cose inutili che te, certo, le metto, che era lì con Beatrice, mi pare, la snob. Sì. Ok? Sul letto che parlavano e lei si lamentava del suo fidanzato, delle attenzioni qua, e lei gli diceva: "Ah, no, vieni da me a Monte Carlo, lì ti aprono la portiera di qualche cosa legata al fidanzato. Ora che non è capito. Molto presente. Cioè lei è menefreghista, ma lui di più. Ok. Però cosa? Mi hai fatto preoccupare? No. No? Tu decidi no? Vieni qua. Hai fatto preoccupare come? No, non mi va di parlare mo. Non mi va. Scusate, merda. Andiamo a far festa. No, io non ti voglio sforzare. Se volevi parlarne, sono a disposizione. Tanti auguri. Hai parlato con mamma? No. Hai parlato con tutti? No. Ci parlo io. Ok. Con chi vuoi tu? Allora, prego. Roberto. Prego, arriva la festeggiata. Tanti auguri. Auguri, Andre. Spero di reagire meglio di lei a stasera a cena. Che bel compleanno, la festa della A che ora si va a cena? Io ho prenotato 7:30. Ok, possiamo andare a mangiare il gelato, è salvo. Sì. Tornare anche a dopo mia. Si è persa una frase importante. Scusa, dimmela. Ha detto: "Sembra di essere tornata in casa famiglia". Per la festa fatta così. Ok. Potrebbe essere da un lato una roba carina, però. No? Col tono che l'ha detto lei era un po' più ironico. Ma in casa famiglia sei con le suore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ad Andre. Happy birthday Andre. Grazie. Mettiamo la prossima. Fate fan. Sta iniziando il degenero, Noi pensavamo di fare. Loro sono già mezzo ubriache, però. Just dance, ci stai? No. Cosa si stanno dicendo? Ma cos'ha? Perché non vuole far niente? Presa male. Schiacciata sta cosa, non riuscivo. No, su, dai. Cioè, io
sono costretta a stare qua, capito? Ma che è? Ma pure adesso mi è da piangere, cioè mi schiaccia proprio. Zia, sei lì, partecipa. No, penso lì alla festa, intendo adesso, proprio. Ah, non vuole proprio essere lì? Ma dopo proprio fastidio, capito? Proprio... era proprio uguale, saletta, il tavolino, la cassa, così. Le suore, no. Non sono proprio convinta. La voleva andare davanti. Ma lei è proprio intazzata, Pesa malissimo. Purtroppo non so perché quest'ultimo anno mi succede che quando parlo di un qualcosa che mi ferisce o mi sento offesa, piango. Ti giuro, io prima non piangevo mai, non piangevo manco quando gli menava a mia madre. E mo mi ritrovo a piangere perché devo raccontare una cosa vecchia. Magari perché mi ha ferito e purtroppo avevo i miei problemi di rabbia perché tenevo tutto dentro. Tenevo dentro. Tenendo tutto dentro, mo non so perché, quando ne parlo scoppio proprio. Ah, ok. Ah, ma no, gli ha fatto così, raga. Io evito ciò che mi fa stare male. Quindi evito certi ricordi, evito certi posti, certe persone. Facciamo io a te? Dai, stiamo di qua, io l'avrei già cacciata dal programma. Che fastidio, che fastidio! Non mi va! Che mi dovete toccare tu? Che fastidio! Non l'avresti già cacciata? Ma sarei pure un'altra persona io se non, fossi, se non avessi passato certe cose. Ma no, quando uno è presa male sai che devi... Ho capito, ma no! Boh. Sei arrabbiata? Non risponde neanche. Sora, lascia perdere, vai via, goditi la serata. Sicuro? Cioè, non vorrei uscire da qua con qualche cosa psicologica strana. Cioè, perché ci ho messo gli anni io a passarli. Non mi ritrovo qua, sto da capo. Cioè, quindi lei si ritrova qua e gli sono usciti tutti i suoi problemi, praticamente sta riaffrontando i problemi della vita. Eh sì, perché è da sola, probabilmente c'è tempo per pensare tutto. Okay, come ti dicevo, è entrata, cioè, almeno dopo quello che ho capito, è entrata nella festa ed era uguale alle feste che faceva in casa famiglia, certo, quindi ho capito. Tutti i problemi del perché era in quella casa famiglia. Ok. Cioè, me l'ha pure fastidio che mo sto qua, capito, a piangere a te di camera, che... mi sento in soggezione. Sì, te devi girare reale, ti frega a c***o, mi sento in soggezione. Ti vengo. Ah, se n'è proprio andata! Fuori di testa! Allora ragazzi, ribadisco, ci tengo a ribadire ancora una volta che è un programma televisivo, quindi è tutto un po' esagerato, anche se così sarebbe una bravissima attrice, penso che veramente le cose che dice le pensa. Mi ha dato molto fastidio questa ultima parte, posso dire che non ho ancora una preferita, né una schiferita. Sono tutto sulle balle. Ah, posto, perfetto. Vabbè. Ma forse è solo quella snob in realtà, però perché tu, io ho visto tutta la puntata. Ok. Quindi ci sono alcune cose che rispetto alle altre è un po' più disponibile quant'altro. Ah, okay. Però poi è la tipica ragazza, probabilmente giovane, che comunque si fa trascinare. Se, certo. Se quattro fanno minchiate... Lo fa anche lei. Vabbè, ragazzi, arriveranno presto i prossimi episodi. Tipo venerdì. No, non è vero, a caso. Okay. Come prima puntata, fantastico, sono già ubriacate di nascosto perché non potevano usare l'alcol, quindi un applauso alle nostre ragazze. E un applauso che questa è la seconda puntata. Sì, ma nella prima era soltanto la presentazione, quindi non era valida. Okay. Aspettiamo. Non mi ricordo, l'abbiamo fatto un po' di giorni fa, non mi ricordo. Aspettiamo i vostri commenti qui sotto, vi do appuntamento a domani nel prossimo video. Ciao! Massimo due commenti a persona, Due. Fornello, tegame, è pronta a cucinare. Prosciutto, salame, la voglio assaggiare. E il formaggio e la ricotta ed infine la pancetta. È buona, mi piace e la tengo molto stretta.